Bentornati alla La Wine. Oggi parliamo di aceto balsamico tradizionale DOP e lo facciamo con Andrea Bezzecchi, presidente del Consorzio dell'Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia. Benvenuto Andrea. La prima domanda che ti facciamo è come distinguere il vero aceto balsamico tradizionale DOP da alcuni prodotti che sugli scaffali di supermercati e non solo creano un po' di confusione. Quando andiamo a comprarlo, a volte troviamo qualcosa di simile che costa solo qualche euro. Dove nasce la confusione? Sotto lo stesso nome, sostanzialmente balsamico, ci siano in realtà prodotti estremamente diversi. Quindi sul mercato, da dati ufficiali, si possono trovare quello che si chiama l'aceto balsamico di Modena IGP, che di fatto è il balsamico che tutti conoscono perché rappresenta più del 99,999% del mercato, esce con un prezzo medio di vendita al pubblico di 6 euro al litro. In questa zona il balsamico della tradizione era quello che invecchiava per decine di anni nei solai e nelle soffitte, prima della guerra, delle guerre principali, diciamo, delle famiglie nobili, perché erano solo loro che potevano permettersi questo tipo di produzione che richiedeva tonnellate di uva da inserire in un processo produttivo che poi dopo decine di anni ti davano indietro qualche ampollina. Questo tipo di prodotto non era un condimento da tutti i giorni, era più un elisir, un balsamo medicamentoso. Casanova lo usava come afrodisiaco, quindi definirlo aceto per come lo concepiamo comunemente è molto riduttivo e fuorviante. Il balsamico tradizionale è un non aceto, o meglio, è mosto cotto senza l'aceto aggiunto, quindi un balsamico senza aceto, per assurdo, quando al contrario il balsamico che tutti conosciamo, che è appunto l'aceto balsamico di Modena IGP, è aceto di vino con qualcos'altro dentro, è una fattispecie mosti cotti, mosti concentrati ed è possibile anche aggiungere una piccola percentuale, 2% di caramello. Per non fermarci allo scaffale e all'etichetta del prezzo, nel momento in cui abbiamo una boccetta di aceto balsamico nominato tradizionale a casa, come facciamo a riconoscere se veramente è quel prodotto di qualità? E per i due tradizionali, che sono tradizionali di Reggio Emilia e tradizionali di Modena, esistono sostanzialmente due tipi di bottiglie. Io chiaramente, essendo di Reggio Emilia, ho quello a disposizione, avrà un bollino del logo classico del consorzio e appunto un bollino numerato. Quindi però questa foggia, questa forma di bottiglia cosiddetta a tulipano rovesciato, perché se lo rovesciamo è un tulipano abbastanza elegante, anzi è molto elegante, è la bottiglia ufficiale della DOP di Reggio Emilia. Quindi tutti i produttori imbottigliano in questa bottiglia. Modena ha un'altra ampollina, famosa perché disegnata da Giugiaro, più panciuta, una, diciamo così, a base tonda, no? Rotondeggiante, sempre da 100 ml. Quindi da questo punto di vista è molto semplice, basta riconoscere le ampolline. Colgo l'occasione per dire che noi, come tradizionale di Reggio Emilia, abbiamo la possibilità in disciplinare anche di vendere un prodotto ufficiale certificato tradizionale DOP anche in ampolline diverse. Ad oggi ancora nessuno praticamente l'ha fatto. L'importante, diciamo così, è capire che ci sia sempre il logo della DOP sulla confezione e chiaramente la dicitura aceto balsamico tradizionale. Il prodotto ha delle caratteristiche organolettiche molto precise. So che voi come consorzio avete una tecnica, uno strumento particolare per poterle identificare e controllare. La camera olfattiva, giusto? Sì, questo è uno strumento che è nato seguendo un ragionamento con una finalità ben precisa. In realtà la camera olfattiva nasce principalmente per portare l'esperienza della complessità di questo prodotto anche all'utente finale. Perché? Perché in realtà una degustazione su un cucchiaino, che noi solitamente consigliamo di porcellana, ovviamente, e è molto limitante perché noi con un cucchiaino assaggiamo, ma abbiamo solamente l'aspetto gustativo. Se noi versiamo un po' di prodotto nella camera olfattiva, lo facciamo scaldare e ci mettiamo il naso, è come metterlo in una botticella di aceto su in acetaia, cioè come entrare in acetaia. Quali sono i descrittori principali, di un aceto balsamico tradizionale?
ciò che incide veramente molto, più del 50%, sono chiaramente gli aspetti gustativi. In particolare cosa? Intensità di affinamento, cosa vuol dire? Annuso e mi ricorda semplicemente del mosto cotto, della saba, che è un prodotto tradizionale delle nostre parti, quindi però un mosto cotto non invecchiato. Mi ricorda della frutta cotta e basta, oppure ha i legni, il tabacco, la cioccolata, frutta secca e tutta questa complessità aromatica. Un prodotto come questo, invecchiato, non deve essere solo dolce. Se è solo dolce, è un grave difetto. Deve essere agro, dolce, ben equilibrato e molto complesso, molto aromatico, molto persistente. E a livello di sensazione tattile, nel momento in cui abbiamo in bocca l'aceto balsamico tradizionale, qual è la caratteristica corretta o frequente? L'estratto, quindi anche la componente zuccherina, ma la viscosità che è data da queste componenti colloidali, che praticamente sono le melanoidine, che si è scoperto dopo che hanno un altissimo valore antiossidante, ed è per quello anche che forse una volta non lo sapevano, ma lo degustavano così a fine pasto come un medicinale, da qua il nome chiaramente balsamico. Queste sostanze fanno sì che il prodotto, oltre a essere sì concentrato naturalmente nei barili, ma anche viscoso, viscoso come un olio, uno deve assaggiare questa corposità, diciamo. Questo è un aspetto che è necessario in un prodotto invecchiato, la viscosità, ma non è di per sé sufficiente, ok? Ci deve essere il corpo. Quello che invece dal punto di vista gustativo è importante è che ci sia un'acidità, quindi questa sensazione di freschezza, di salivazione, che non deve essere caustica, non deve dare fastidio, deve essere assolutamente armonizzata col dolce come un'unica espressione. Uno non deve sentire una botta dolce e poi dopo, mamma mia, come agra, come forte, no? Deve essere ben armonico, ma soprattutto, noi lo ribadiamo sempre, sono i minuti successivi all'assaggio che sono importanti, perché un prodotto come questo dura per 2, 3, 4 minuti, uno assaggia una goccia e ha una persistenza infinita. Come si degusta al meglio un prodotto di questo genere? Sarebbe bello riportarlo alla sua, diciamo così, funzionalità originaria, che era quello di essere un digestivo, anche aperitivo all'inizio, prima del pasto, perché predispone chiaramente lo stomaco ad un pasto ricco e lauto. Dopo, chiaramente, la sua attitudine, quella gastronomica, in modo particolare adesso, quindi sicuramente la prima regola è mai in cottura, sempre crudo. A nostro modo di vedere, gli abbinamenti migliori sono sensazioni tendenza dolce-grasso, quindi un risotto mantecato con burro e parmigiano, molto semplice. Verdure molto aromatiche, quindi la cipolla, perfetto, semplicissimo. Una cipolla al forno con un po' di formaggio, le gocce sopra, sempre alla fine. Un bel parmigiano già sapido, con una bella grassezza, ancora note lattiche, con qualche goccia tradizionale, alla fine del mondo. Perché poi assieme creano sapori nuovi. Classico la noce, viene fuori proprio un sapore di noce molto buono. Cioè. Io la ringrazio di aver sfatato insieme a noi alcune false credenze in merito a questo prodotto di altissimo livello e qualità e che è storico, perché comunque viene da lontano. La invito a continuare a seguirci sui nostri canali social e ci vediamo alla prossima intervista o magari davanti a una degustazione di aceto balsamico tradizionale dopo. Molto volentieri. Grazie.